Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Oggi parliamo della storia dell'Arasaka, una delle corporazioni che fanno parte dell'universo di Cyberpunk. La Arasaka Corporation fu fondata nei primi anni del 1900 da Sasai Arasaka, a Tokyo, in Giappone. La società inizialmente si concentrava sulla produzione e approfittò della Seconda Guerra Mondiale per inoltrare ricchezza e potere. Il fondatore, Arasaka, previde la sconfitta del Giappone e lavorò per garantire che la sua compagnia e la sua ricchezza sopravvivessero alla guerra, diffondendo la sua ricchezza in tutto il mondo, fuori dalla portata della leadership post-bellica. Nel 1960 Arasaka morì e suo figlio Saburo assunse il controllo della compagnia, ex tenente della Marina Imperiale Giapponese, condividendo la visione di suo padre sul fatto che il Giappone fosse una centrale commerciale ed economica post-bellica. Dopo la sua quasi morte e la successiva dimissione nel 1942, studiò economia, politica e storia per la sua eventuale ascesa al potere all'interno dell'azienda e iniziò il processo di recupero della ricchezza diffusa dai suoi padri. Durante questo periodo la società era relativamente piccola e aveva appena iniziato ad affermarsi sulla scena mondiale e Saburo stabilì una nuova divisione della compagnia, Arasaka Security. A metà degli anni 90 la divisione di sicurezza aveva sviluppato la reputazione di essere la migliore nel suo settore e aveva personale che lavorava in alcune delle società più potenti e influenti del mondo. Dopo il crollo del mercato mondiale nel 1994, Saburo ha usato le sue sapienti conoscenze commerciali per assicurarsi che la società non solo sopravvivesse, ma prosperasse in un mondo post-collassato. Arasaka divenne una delle corporazioni più grandi e più ricche dopo il crollo e presto la compagnia iniziò ad assorbire molte compagnie più piccole e a creare una delle migliori organizzazioni paramilitari private che il mondo avesse visto. Ad un certo punto, tra il 1997 e il 2020, Saburo si è dimesso come CEO di Arasaka e ha installato suo figlio, Kei, per subentrare. Tuttavia suo figlio è solo un burattino, poiché tutte le decisioni passano ancora attraverso Saburo. Il tempo dirà se a Kei è mai stato dato il pieno regno dell'azienda. La Arasaka Corporation è una mega corporazione mondiale che si occupa di sicurezza aziendale, bancaria e manufatturiera. Esse esercitano più potere finanziario di qualsiasi altra singola società e usano tattiche sovversive come ricatti, estorsioni e corruzioni per influenzare il mondo che li circonda. Arasaka è anche specializzata in servizi di protezione e distribuzione di prodotti giapponesi in tutto il Nord America. Nel corso degli anni ha sviluppato un'oscura reputazione come società da temere e che copre le sue tracce usando assassini, un esercito di avvocati e anche un presunto collegamento con la Yakuza. Bene, questa era la storia della Arasaka. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti Netrunner.